Da fuori una tipica casa di un borgo umbro, dentro un'opera d'arte. Questa è la casa dipinta, un piccolo gioiello ancora poco conosciuto nel cuore di Todi. Questa è la casa di Brian O'Doherty e Barbara Novak, sono due artisti. Brian è di origine irlandese e Barbara americana. Docente e critica d'arte lei, artista internazionale lui, dal 1975 la casa diventa il rifugio estivo dei coniugi O'Doherty e le pareti si trasformano per Brian nella sua tela. Forme geometriche, fili prospettive, addirittura linee che richiamano l'antico alfabeto Ohm, in particolare le vocali, che per Brian sono i suoni primitivi e la musica di una lingua. Ogni quadrato ha cambiato i colori, ma sono sempre le cinque linee. È tipo un cubo di Rubik. Ognuno dei tre piani è un piccolo mondo. Il più evocativo è l'ultimo, quello della camera da letto, nato per un capriccio. La Barbara si lamentava sempre che loro avevano comprato questa casa che non ha delle bellissime vedute esterne, come ce l'ho a casa mia, come la Beverly Pepper aveva sul suo castello a Torre Gentile, che scopriva a 360 gradi di paesaggi intorno. Bene, lui per accontentarla, per farla stare zitta, si può dire, ha dipinto questa scena sul mare da una finestra che apre sopra il letto. Un simbolo del loro amore che dura da oltre 60 anni. I colori, pur essendo colori pastello, sono più intensi perché lui vuole far vedere con questa intensità di colore il suo amore verso Barbara. Ma le sorprese non finiscono qui. E nel bagno noi ritroviamo sopra la vasca da bagno questi cerchi concentrici di colore, sono le cinque vocali, ritornando sempre al discorso che per lui le vocali sono una cosa molto importante. Un artista impegnato, Brian, dopo i fatti del Bloody Sunday del 1972, decide di cambiare nome. Diventa quindi Patrick Island, fino al 2008, quando, dopo gli accordi di pace, dice addio al passato organizzando il suo funerale. È stata una cosa emozionantissima, perché lui è un uomo che è molto passionale, e viveva malissimo questa situazione politica. Quindi quando hanno firmato la pace, lui è riuscito a terminare questa sua posizione così integerrima, seppellendo questo personaggio. Tutti lì a Dublino l'hanno vissuto in modo veramente forte. Lui che cammina dietro la sua bara, la bara che conteneva il suo viso, un amico artista aveva fatto la maschera della morte, per cui c'è un'immagine che ho fatto di lui che saluta questa maschera dentro la bara. E la bara è stata messa dentro un buco con la lapide sopra, Patrick Island 1972-2008. Sono due persone veramente fuori normale, sia lui che lei.